Buongiorno e benvenuti al Caffè Bor. Incredibilmente mi sono accorto che fino ad ora non ho mai parlato esplicitamente di isolanti topologici e non ho mai dedicato un video all'argomento. E quindi eccomi qui a rimediare. Beh, nella introduzione di questo video non c'è molto da dire. Gli isolanti topologici infatti sono una vera e propria rivoluzione per la fisica della materia e per la fisica in generale. Iniziata in realtà ormai qualche decennio fa, tra gli anni 70 e 80, in cui sono stati studiati i materiali topologici e le transizioni di fase topologiche, ma in realtà si è realizzata soprattutto nell'ultimo decennio, in cui sono stati sperimentalmente creati e studiati materiali topologici. E questo è culminato nel 2016 con l'assegnazione del premio Nobel a tre autori dei principali lavori sull'argomento. Ma che cosa sono gli isolanti topologici? E più in generale, che cosa sono i materiali topologici? Che cosa è la topologia e di che cosa si occupa la topologia nella fisica? Scopritelo in questo video. Bentornati al Caffè Bor. La topologia è quella branca della matematica e più precisamente della geometria che studia le proprietà delle figure geometriche, come ad esempio il numero di buchi di un oggetto o il numero di bordi e così via. Anzi, la topologia è la forma più essenziale, minimalista, nonché la più elevata e sofisticata di geometria. La prima geometria che studiamo a scuola e di cui tutti noi abbiamo conoscenza è la cosiddetta geometria euclidea, che deriva dal matematico Euclide. Bene, questa geometria è la prima forma di astrazione di figure appunto geometriche astratte, semplificate a partire dalle forme degli oggetti che troviamo nella realtà, nella natura. E quindi, per esempio, è fatta di quadrati, cerchi, rettangoli, triangoli e così via. Da più grandi veniamo poi a conoscenza che esistono anche altre geometrie, dette non euclidee, e quindi impariamo che esistono delle configurazioni e degli oggetti che sono molto più complicati, di un quadrato o un triangolo. E sono queste geometrie che ci insegnano, ad esempio, che il percorso più breve per andare in aereo da Londra a New York non è quello seguendo una linea dritta, una retta, ma una geodetica, che è un arco di circonferenza massima che unisce, appunto in questo caso, Londra con New York. E la topologia? Per la geometria euclidea le autostrade sono delle rette, le rotatorie sono dei cerchi, le porte sono dei rettangoli e la terra o l'arancia sono due sfere. Per la topologia invece, la terra, l'arancia, anche un tavolo o una sedia appartengono allo stesso gruppo. Una ciambella, una tazza, un anello appartengono invece ad un altro gruppo. E un paio di occhiali o un pretzel appartengono ad altri due gruppi distinti tra di loro e con i precedenti. Come funziona? Semplice, basta contare il numero di buchi. La topologia infatti classifica tutti questi oggetti e queste forme bidimensionali o tridimensionali in base ad una proprietà, e in questo caso il numero di buchi, a cui associa un numero intero. 0, 1, 2, 3 e così via. La proprietà di questi oggetti che fanno parte dello stesso gruppo, cioè che ha in comune lo stesso numero topologico, in questo caso il numero di buchi, possono essere trasformati idealmente l'uno nell'altro senza spezzarli o tagliarli, ma solamente allungandoli o deformandoli. Per esempio, se avessimo una tazza di plastica modellabile, potremmo facilmente modellarla a formare una ciambella o un anello, senza bisogno di romperla, spezzarla o tagliarla. Tazza e anello, infatti, sono topologicamente equivalenti. Così come per la geometria euclidea, una porta o un foglio possono essere rappresentati sempre dalla stessa figura geometrica, che è il rettangolo. La trasformazione topologica in grado di deformare una tazza in una ciambella o un anello è chiamata omotopia, e cioè appunto una trasformazione senza buchi, senza strappi, senza tagli o senza cuciture.
Fin qui tutto semplice. Ma come si possono applicare questi concetti della topologia e queste classificazioni o raggruppamenti in gruppi alla fisica, alla realtà? È quanto hanno scoperto i fisici David Thewlis, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz, applicando proprio questi concetti della topologia e della geometria a dei sistemi fisici, a dei sistemi quantistici reali fatti di atomi e di elettroni. E questo è valso loro nel 2016 il premio Nobel per la fisica. Personalmente ritengo questo premio Nobel quello che riguarda una delle scoperte più fondamentali della fisica ed in particolare la fisica della materia a partire dalla fondazione, dalla nascita della meccanica quantistica, perché è proprio in grado di ridefinire la fisica sulla base di nuovi concetti, di nuove proprietà, che sono appunto quelli geometrici della topologia. La topologia, infatti, aggiunge alla realtà, alla materia, una nuova dimensione, un nuovo tipo di classificazione dei materiali, in triviali e non triviali, o topologicamente triviali e topologicamente non triviali. La parola triviale in realtà è una parola desueta dal mondo, del mondo d'oggi, ma in realtà è utilizzata anche abbastanza da fisici e matematici in particolare e sta ad indicare un qualcosa di molto semplice, banale e quindi non particolarmente interessante. Quindi un materiale topologicamente triviale è un materiale che non ha delle proprietà topologiche particolarmente interessanti, mentre un materiale topologicamente non triviale è un materiale non banale, non semplice da un punto di vista topologico. Ma di quale topologia stiamo parlando? Di quale geometria? La topologia applicata alla fisica, ai materiali e alla fisica della materia in generale non riguarda tanto la geometria dell'oggetto o la disposizione degli atomi, quanto piuttosto delle proprietà quantistiche del sistema stesso, cioè gli stati quantistici degli elettroni, per esempio, degli atomi e delle particelle che compongono questi materiali. Prima di tutto, però, bisogna definire una grandezza, una quantità, come abbiamo fatto in precedenza con il numero di buchi per la ciambella, la tazza, l'arancia e così via. Questo numero nella fisica viene chiamato invariante topologico ed è cioè quel numero che caratterizza un gruppo di materiali che hanno tutte le stesse proprietà e questo numero viene calcolato proprio a partire attraverso delle formule matematiche dagli stati quantistici di un sistema, ovvero dato un certo sistema fisico composto da un certo numero di atomi disposti secondo una certa geometria e certi elettroni che hanno particolari energie e traiettorie, è possibile calcolare in base allo stato, quindi alla situazione in cui si trova questo sistema, gli stati quantistici e da questo ricavare appunto questo invariante topologico, un numero che caratterizza lo stato del sistema. Questo numero deve essere intero e piccolo, quindi per esempio 0, 1, 2, come nell'esempio dei buchi fatto in precedenza. Il numero 0 è tipicamente attribuito alle fasi o agli stati quantistici triviali, quindi non interessanti da un punto di vista topologico, che non hanno proprietà particolari, ma sono materiali normali, come quelli che conosciamo e utilizziamo anche tutti i giorni. Mentre i numeri 1 e 2 identificano, per esempio, degli stati topologicamente non triviali, cioè degli stati che hanno una caratteristica riguardo agli stati quantistici e allo stato del sistema diverso rispetto al solito, rispetto agli altri materiali. E quindi esibiscono anche delle proprietà uniche, diverse da tutti gli altri materiali. Negli isolanti topologici si utilizzano tipicamente due numeri, il winding number o numero di avvolgimento e il numero di CERN, che prende il nome dal matematico CERN che vinse anche il premio Wolf. Questi numeri vengono calcolati proprio a partire dalle cosiddette funzioni d'onda degli elettroni, ad esempio, cioè dallo stato quantistico e dall'energia degli elettroni presenti in un materiale.
Ma qual è la caratteristica fondamentale degli isolanti topologici? Beh, riassumendo e semplificando, possiamo dire che sono degli isolanti con una superficie metallica, cioè si comportano da isolanti al loro interno, ma sulla loro superficie hanno un comportamento di tipo metallico, e cioè possono condurre elettricità, mentre questo non può avvenire nel loro interno. In questo caso, il cosiddetto numero di Chern, cioè l'invariante topologico di cui prima, si riferisce al numero di stati quantistici presenti proprio nella superficie metallica. Se è zero, non è presente alcuno stato metallico, nessuno stato quantistico in grado di trasportare corrente elettrica, e quindi è un materiale normale, è semplicemente un isolante. Se invece il numero è uguale a 1 oppure 2, ad esempio, significa che esistono uno o due stati quantistici sulla superficie in grado di trasportare corrente, e il materiale non è più un semplice isolante, ma è appunto un isolante topologico. Ma la caratteristica degli isolanti topologici non si ferma in realtà a questa proprietà, perché in realtà esistono anche altri materiali che sono isolanti al loro interno, ma metallici sulla superficie. Ebbene, esiste un'altra caratteristica e proprietà unica degli isolanti topologici. Gli isolanti topologici sono infatti caratterizzati da quella che viene chiamata simmetria di inversione temporale, cioè sono sistemi che si comportano allo stesso modo nel passato e nel futuro. Significa che le leggi della fisica in questi materiali valgono allo stesso modo anche se il tempo scorresse all'indietro. E quindi se noi studiassimo questi materiali e riavvolgessimo all'indietro il tempo, non potremmo distinguerlo rispetto alla sua evoluzione normale nello scorrere in avanti. Questa simmetria, che riflette il tempo tra passato e futuro rispetto al tempo presente, all'istante presente, è una proprietà che, assieme alla conservazione del numero di particelle, attribuisce a questi materiali, agli isolanti topologici, una caratteristica che è chiamata protezione, ovvero sono in uno stato protetto. Cosa significa? Beh, significa che gli elettroni, quando si muovono nel materiale e incontrano degli ostacoli, per esempio, anziché rimbalzare, tornare indietro o deviare, continuano il loro percorso senza deviare, senza riflettere. E questo è molto importante, come spiegavo anche già nel video sui superconduttori, per trasportare corrente elettrica in maniera perfetta, cioè senza scaldare, senza generare calore, come per esempio avviene nelle resistenze, ma anche nelle lampadine. Grazie alla riflessione temporale, quindi, gli elettroni fondamentalmente non possono avere incidenti, se vogliamo, perché non possono, ad esempio, perdere dell'energia che hanno, perché se la perdessero, nel tempo passato avrebbero più energia che nel futuro, e si verrebbe a rompere questa simmetria del tempo, questa riflessione temporale tra il passato e il futuro. Pertanto, proprio questa condizione topologica, cioè questa condizione di uno stato quantistico che fa sì che si venga a mantenere una simmetria nel tempo tra il passato e il futuro, permette agli elettroni di non perdere energia, ad esempio, mentre scorrono all'interno del materiale sulla superficie, in questi stati, appunto detti, topologicamente protetti. Riassumendo, quindi, questo è un piccolo accenno, una piccola introduzione agli isolanti topologici, le cui proprietà in realtà sono innumerevoli, e non solo da un punto di vista teorico o speculativo, ma anche pratico e applicativo. Tant'è vero che gran parte della ricerca attualmente indirizzata sugli isolanti topologici ha come obiettivo quello di utilizzare questi materiali per creare dei circuiti specifici e per esempio utilizzarli anche nei prossimi futuri computer quantistici. Immaginate quindi un futuro anche prossimo, dato che questi materiali in realtà vengono già prodotti nei laboratori e studiati, in cui si possono utilizzare per dispositivi anche quantistici
questi isolanti topologici, magari anche appunto modificabili a piacimento a seconda delle condizioni e dello stato quantistico che può essere controllato. E magari, perché no, utilizzare questi isolanti topologici assieme a superconduttori o addirittura appunto a superconduttori topologici. Ma questa è un'altra storia. E con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché potranno arrivare anche altre novità e aiutate a supportarlo e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!